Bene, sembra che non ci sia nessuno. E adesso mi posso fare uno spuntino. Toglierò gli auricolari wireless e ci aggiungo del cioccolato. Sembra così dolce e cioccolatoso, appiccicoso e buono! Adesso lo scuoto un pochino e ora che si è seccato posso tirarli fuori. Tadan! Auricolari al cioccolato! Deliziosi, è l'idea migliore che abbia mai avuto da molto tempo! Oh, accidenti, ho così tanta fame ma sono in punizione. Sono arrivata in ritardo e adesso subisco le conseguenze. Adesso basta, devo mangiare qualcosa. Ho questo pacchetto di biscotti, deve esserci almeno un biscotto rimasto. Le briciole andranno bene, su, andiamo, tutte nella mia bocca. Aspetta, finite, oh, mannaggia. Deve esserci qualcos'altro che posso mangiare. Lo sapevo, sì. Mi ricordavo di avere qualcosa. Oh, sì. È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Era ottimo, però ho ancora fame. Prof, pronto? Signor prof! Posso andare in bagno? No, sei in punizione. Ma ho fatto! Guardi quante righe ho scritto! Non sono abbastanza, continua. Non posso credere che se ne sta là seduto a guardarmi. Oh, si è distratto. Ora è la mia occasione per fare una chiamata al volo. David, sono bloccata in punizione, sto morendo di fame, mi serve il tuo aiuto! Davvero? Vedo se posso fare qualcosa. Ehi, è ora di intrufolare qualche snack. Ok, vediamo, c'è il prof seduto alla scrivania. Oh mio Dio, dai, è David! Sono qui! Ciao Madison, ci penso io, aspetta. Ok, ho questo skateboard. Attacchiamoci alcuni snack. Tutto quello che devo fare è aggiungere del nastro adesivo a questi sacchetti e attaccarli alla tavola. Poi ci aggiungo tante prelibatezze. Devo consegnarlo a Madison così non avrà più fame. Dai un'occhiata a questa meraviglia, sono un genio! Devo solo metterlo giù e spingerlo. Oh mio Dio, mi sta mandando lo skate! Ci sono! Vediamo cosa c'è. Sì, è stato bravissimo! Guarda tutti questi fantastici snack! Oh mio Dio, che buon odore! Sì, non se n'è accorto! Ho una grande idea. Prenderò una striscia di nastro, lo ripiegherò su se stesso, ma lascerò una piccola fessura. Voglio creare una specie di tasca. Non devo chiuderla, quindi devo fare attenzione. Ce l'ho fatta! Ora aggiungerò questi cuoricini d'amore. Sono così carini, ma c'è ancora molto da fare. In una siringa ho messo questi brillantini, inserirò la punta nella tasca, proprio così, e poi la riempirò. Con i pollici e le dita sigillerò la tasca. In questo modo non fuoriuscirà nulla. Sta diventando sempre più grande. Com'è morbida e soffice. Mi sento già molto meno stressata. Ah, la vita è così ingiusta. Eh? Oh, dammela! Ma è fantastica, grazie mamma. Com'è gommosa. Forse la vita non è poi così male. Salve, sembri così succosa e arancione, ora sei mia. Non vedo l'ora di mangiarti. Ah? Che succede? Sono così confusa in questo momento. Cos'è che non va? Non puoi mangiarmi. Arancia, ora ti sistemo io, sempre un piano di riserva. Non mi arrenderò così facilmente. Quel dolce, dolcissimo frutto sarà mio. Manca ancora un pochino e... Oh, temo non stia funzionando. Torniamo alle basi. Perché è così difficile? Rendiamo le cose più interessanti. Prendi questo. Ma la mia arancia mi ha appena attaccata. Sei cattiva, ti odio. Presa. Che cosa c'è che non va, tesoro? Non piangere. Tranquilla, ci penso io. Metterò l'arancia su un tagliere, poi la taglierò a metà. E ora per la parte migliore. Premerò sul bordo della buccia. In questo modo la polpa si staccherà più facilmente. Lo farò tutto intorno. Man mano che procedo spingerò indietro la buccia. In questo modo la polpa uscirà fuori. Che buon profumo! Ecco tesoro! Che tipo di stregoneria è questa? Mi piace tanto e valsa la pena aspettare. Grazie mamma! C'è dell'altro! Wow, sei la migliore mamma! Grazie amore mio, ma lo sapevo già! Ti voglio bene tesoro! Ma cos'è? Oh, è un seme! Aspetta! Ti fa ridere la cosa, eh? Beh sì! Visto! No!
Cos'altro c'è? Non male. Mamma, ehi, guarda qui. Oh, fai la brava, tesoro. Lascia che mamma guardi i suoi programmi. Buongiorno, miei piccoli buongustai. Ho qualcosa di speciale per voi. È un piatto delizioso che stuzzicherà le vostre papille gustative. È lo spuntino preferito di tutti, il cioccolato. C'è magnifico. Questo chef ha un aspetto familiare. La mamma non fa mai nulla di divertente. Io mi sto annoiando. Ma quello è un rossetto. Ora sì che mi diverto. Probabilmente non dovrei, ma... che cosa potrebbe mai succedermi? Sarò bellissima come una modella. Jasmine, dovresti vedere questo programma. Jasmine? Devo ammettere che sia buono. Ne voglio ancora. No! Che cosa succede? No, non mangiarlo! Ma che fa? Oh, aspettate, devo solo sistemare i miei baffi. Oggi creerò qualcosa di davvero speciale. Romperò il cioccolato in pezzi. Poi lo metterò su un cucchiaio. Lo terrò sopra una candela. Voglio riscaldarlo delicatamente finché non si scioglie. Non ci vorrà molto. Ed ecco fatto, non mi serve più la candela. Lo verserò in un portarossetto. L'importante è che sia pulito. Lo riempirò fino all'orlo. Devo fare molta attenzione. Una volta fatto, aspetterò che si secchi. Penso che sia pronto ed ecco a voi un rossetto commestibile. Che capolavoro! È il mio regalo per voi. So che vi piacerà, prendete! Ma che bravo! Wow, che chef creativo! Posso vederlo? Dammi un attimo. Wow, sembra un vero rossetto, non posso resistere. Ehi, passamelo, mamma. Oh, giusto, ma certo. Wow, mi piace questo rossetto. Spero che sia anche buono. Assaggiamo. È delizioso, potrei mangiarlo tutto. Quasi dimenticavo. Sei bellissima, tesoro. Pensavo ci sarebbe stato un lieto fine. Cosa? Mamma, non è così che doveva finire la storia. È ora di andare a letto, tesoro. Ma voglio sapere che succede dopo. Mi spiace, Jasmine, riprenderemo domani, su. Vai a dormire adesso. Guarda che cosa ho qui. Non ho sonno. E c'è una sola cosa da fare. I capricci! Oh, le mie orecchie! Voglio sentire la fine della storia! Oh, oh, che cosa ho fatto? Orsetto, mi dispiace. Hai finito? Oh, Orsetto è ferito. Va tutto bene, tesoro, ora lo sistemo. Potrebbe essere più complicato di quanto pensassi. Ok, la situazione è grave. Starà bene. Ci sto lavorando, abbi pazienza. Aspetta, ci sono. Questo orsacchiotto avrà un bel makeover. Rimuoverò le braccia e le gambe. Non ho più bisogno del corpo. Ma qui qualcosa deve andarci. Dovrò rifletterci. Lo so, mi serve questo cuscino. Ma è mio. Ora è di Orsetto. Fidati, so che sto facendo. Avrò bisogno di una pistola a caldo. Applicherò la colla al centro del cuscino. Così va bene. Adesso mi serve la testa di Orsetto. La attaccherò al cuscino. Poi farò lo stesso con le braccia. E infine le gambe. Oh, com'è carino. Jasmine, guarda un po'. Orsetto è pronto per le ninne. Wow, Orsetto, sei tornato. Abbracciami, mi sei mancato. È così adorabile. Ed è ora di andare a letto. Sogni d'oro, tesoro. Mamma, quanto parla. E comunque non ci capisco niente. Memorizzate bene tutto quanto perché farà parte del test. Sento solo bla bla bla. So io che cosa ci vuole, uno spuntino. Seguire mi mette fame. Oh, mie adorate caramelle. Ehi, era il suono della carta di una caramella? Me la voglio gustare. Cosa credi di fare? Non si fa. Conosci le regole, non si mangia in classe. Questa la prendo io. Anzi, questa e le altre. Che vuoi farci? Saranno vere caramelle? Sì, 100% zucchero. Dove eravamo?
Ok, non si potrà mangiare, ma allora si potrà bere. Ci vuole proprio. Sarò più attento stavolta. La nascondo qui. Non mi beccherà mai. Ma dov'è? Ehi, come va? Dammela su. L'ho trovata per caso, giuro. Ultimo avvertimento, Alex. Non mi vedi, devo fare presto. Oh, scordatelo. Non mi freghi. Sequestrata. Ero così vicino. Ti osservo. Che esagerato. E va bene, mi arrendo. E questo? Ho un'idea mitica. Mi tornerà utilissimo. Innanzitutto rimuovo la colla. Poi pulisco per bene il tubetto. Adesso prendo le mie caramelle preferite e le metto tutte insieme, finché non ottengo una grande palla. Ci spingo dentro il tubetto e tolgo parte della caramella. Levo quella in eccesso, che userò più tardi. Ed ecco una caramella stick. Girando la manopola ecco che esce. Funziona alla perfezione. E il bello è che nessuno sospetterà niente. È buonissima. Un attimo, che cos'è questo profumino? Non di nuovo, eh? Altre caramelle? Cosa? Non mi permetterei mai. Sara, ma non ti credo. Fa vedere. Si accomodi, non c'è niente da vedere. Sto solo usando la mia colla stick. Ah sì, eh? Forse stavolta non mente. Non vedo caramelle. Ok, stavolta mi sbagliavo. Capita. Ora, se non le spiace, ho da fare. Che buona. Questa lezione non è così male. Ok, ho quasi finito. Ah, un pezzo da museo. Ma che cosa sta disegnando Justin? Oh, è più bello del mio. Se lo guardo meglio, forse no, figuriamoci. Torno subito. Devo buttare questi nel cestino. Perché non sono così bravo? Un attimo, posso diventarlo. Mi serve soltanto della pellicola. La poso sul disegno e usando un pennarello ripasso solo i contorni. È facilissimo, sono un genio. Sarà una tecnica dei grandi artisti. Non è copiare, ma trarre ispirazione. Adesso sollevo la pellicola e la sposto su un foglio bianco. Con un mattarello trasferisco l'inchiostro. Ta-da! Stupendo! Guarda, Justin! Wow, è uguale al mio! Bellissimo! Siamo proprio talentuosi, eh? Batti bello! Sì, del resto siamo migliori amici! Ehi, fermo lì! Sto entrando! Signorina? Ah! Ma tu lo sai chi sono io? Ferma lì! Io? Non si entra col cibo, vedi? Io non prendo ordini da nessuno. Mi riconosci? E allora? Io sono quello sui posti. Ma che cavolo! Niente cibo, ho detto, su. Braccia in alto. Vediamo. Sì, sembri a posto. I'm the bad guy. Woohoo! Ok, fa niente. Incredibile, mi ha fatto passare. Questo deve sparire, su. Oh, un attimo. Ma quella non era la cantante. Oh! Il mio preferito. Oh, che delizia. Ah. Ah, un'altra giornata liscia come l'olio. Salve, scusi il ritardo. Perché mi sta fissando? Che c'è? È un lecca-lecca. Sì, è al gusto di fragola. Cosa sta facendo? Consegnamelo. È molto divertente. Aspetti, ma è serio? No, mi lasci! Dammi il lecca-lecca. Lo voglio subito. Mi lasci! Mai! È scomparso! Cos'è, un mago? Ehi, non sono permesse caramelle in classe! Di cosa sta parlando?
Pensavo fosse uno scherzo. Comunque, non ho caramelle. Vedremo. So che nascondi qualcosa. Dove sta? E non opporre resistenza. No, i miei adorati dolcetti! Non è affatto carino. Lei è un mostro. Sarà, ma conosci le regole. È mio, tutto mio. Spiacente, ragazzo. Cosa sta succedendo qui? Credo che questa sia la mia cattedra. Beccato di nuovo. Valeva la pena provare. Ecco a lei. Dimentica qualcosa? Oh, giusto. Devo andare. Quei bagni non si puliscono da soli. Ma queste me le porto via. Me le sono guadagnate. Ci vediamo in giro. Incredibile, è la quarta volta questa settimana. Vogliamo iniziare? Ma che significa? Sono confuso. Mamma, una fame. Cosa darei per uno spuntino? Comunque, iniziamo la lezione. Ecco il primo problema. Pensate di poterlo risolvere? Sembra difficile. Aspetta, il gessetto. Ho un'ideona. È ora di mettersi ai fornelli. Metto i bottoni di cioccolato in una ciotola e accendo il fornelletto. Voglio sciogliere il cioccolato. Sembra buonissimo. Ora ci riempio una siringa. Questo renderà tutto molto più semplice. Vado a iniettarlo in una cannuccia. Ecco, funziona. Solo un altro po'. Così dovrebbe bastare. Ora aspetto che si raffreddi. La lunghezza è perfetta. Devo aprire la cannuccia. Prendo un coltello molto affilato e faccio piano piano. Ora posso rimuovere la cannuccia ed ecco un bastoncino di cioccolato. Sembra proprio un gessetto. Cavolo, questo è finito. Non posso più usarlo. Pensavo di avere più gessetti. Ah, eccoli là. Ha un profumo così buono. Questi servono a me. E cosa? No! Non credo che funzioni. Questo andrà bene. Ah? Non funziona. Cos'ha che non va? Aspetta un momento, ma è cioccolato? Wow! Ed è anche buono! Ne voglio ancora! Gnam! Potrei abituarmici! Stop! Niente cibo! Non ti sento! Non ti sento! Scusami! Ma perché non dici niente? Non mi pagano abbastanza per questo. È la tua lingua. Non ci posso credere. Non mi sento bene. Che sfigato. La mia lingua è a posto. Ma una caramella ci sta tutta. Nam nam. Oddio. Prendo anche questo, grazie. Tranquillo, la mia lingua sta benone. Che cos'è questa roba? Dovrebbe essere divertente. Spero che vi piaccia la magia. Boom! Una rosa per la signora. Forte, eh? Che noia, mi sto addormentando. Questa è la mia occasione. Devo fare pianino pianino. Non voglio svegliare papà. Dorme come un bambino. Cavolo, è troppo rumorosa. Io... ci sono quasi. Sì, gomme! Le mie preferite. Oh oh, dove è andato? Psst, qui sotto. Eh? Forse era la mia immaginazione. Bene, che stavo facendo? C'è qualcuno. E questo da dove viene? Sono deluso, figliola. Lo prendo io. No, non farlo! Aspetta! Così è più facile. Ladro di gomme! Che avranno di così buono? Ridammele, sono mie! No, erano tue. Proviamo. Sa di frutta. Beh, non male. Aspetta, wow, è un'esplosione di gusto. Buonissima! No, la sta mangiando! Come ha potuto? Aspetta, forse è meglio così. Che sonno! Opla! Wow, non ho idea di come abbia fatto! Non devo farmi vedere! Wow, guarda! È lunghissima!
Eh? Che strano! Non riesco a... Che succede? Non così in fretta! Oh no, non ci provare! Dammela! Uffa, ce l'avevo quasi fatta! Bene, più gomma per me, chissà di cosa sa! È divertente! Potrei farlo tutto il giorno! Gnam! Che fastidio! Beh, me ne è rimasta una, non posso sbagliare! Aspetta, so cosa fare! Devo aspettare il momento giusto! Farò un bel pallone! Il più grande di sempre! Oh, è tutto appiccicoso! Ecco, ora è il mio momento! La nasconderò qui, al posto dello scotch! Cosa sta succedendo qui? Mica avrei altra gomma da masticare! No, assolutamente no! Vedi, non c'è niente qui, nessuna gomma! Che cos'è? È la mia pianta! È vuoto! Te l'ho detto! Allora stavi dicendo la verità! Ok! Io finalmente se n'è andato! Non vedo l'ora di provarla! Così dovrebbe andare! È valsa la pena aspettare! È buonissima! Beh, ora è meglio che faccia i compiti, questo libro! Non ha alcun senso! È scritto in arabo! Bene, la mamma se n'è andata! I libri sono utili dopo tutto! Ehi, era la plastica di un pacchetto di caramelle! Mangia questa piuttosto! Sul serio! Già non sono ammessi i dolci in casa! È disgustosa! Beh, per fortuna sono sempre un passo avanti! Come prego! Adoro il giardinaggio! La bevuta! Questa è la mia scorta di emergenza! La lattuga sta meglio qui! Chi mangia certa robaccia? Ma che... Miles! Sto solo rinvasando la pianta! Che dici, ti piace? Beh, almeno è un hobby! Uffa, voglio le mie caramelle! Ma mamma non mi molla! Oh, giusto! Me ne ero quasi dimenticato! La mia barretta preferita! Beh, sciò! Ah, mia adorata! Ma quanta polvere, no! Mettila giù! Presa! No! Aspetta, quella non è lattuga! Niente caramelle, ho detto! E va bene, mangio la lattuga! Così va meglio, bravo ragazzo! Che schifo, non sono un coniglio! Almeno al mio yo-yo! Guarda che trick! Aspetta! Mi è venuta un'idea! Mettiamoci al lavoro! Rimuovo la copertura dello yo-yo, così! Poi lo riempio di caramelle! È il nascondiglio perfetto, così dovrebbe bastare! Ora posso rimontarla! È super semplice! Cosa stai facendo? Ehi, mamma! Mi sto solo esercitando con lo yo-yo! Oh, giusto! Un giorno diventerai un professionista! Credo in te! Continua così! L'ho fregata! Merito un premio! Mi adorate caramelle! Mi siete mancate da morire! Ah, che buone! E tu? Viene la spazzatura! Questi compiti sono difficili! Aspetta, ma che... Non capisco niente! Non ha alcun senso! Oddio, troppe formule! Andatevene! Sei bocciato, Justin! Quanto mi diverto! No! Che cos'è questo chiasso? Au! Credo che mi verrà il livido! Un terremoto? No, forse è soltanto la mia testa! Che succede, ragazzo? Perché la fisica è così difficile? Non ci capisco niente! Sicuro mi bocceranno! Ah, che male! È solo un attimo, eh? Devo mettermi un cerotto! Cavolo, che bernoccolo! Devo stare più attento! Ah, molto meglio! Papà, questo è più importante! Prenderò un brutto voto! Basta studiare! Ci provo, ma è inutile! Aspetta, ci sono! Bravo, figliuolo! No, parlo dei cerotti! Con questi risolverò ogni problema! Addio, brutti voti! Ah, rimuovo il cuscinetto! E ho già pronte le formule su questo pezzetto di carta! Lo metto qui al centro e non sbaglierò più una risposta! Farò faville stavolta, sì! Oh, che dolore! Oh, tutto bene? È stato orribile, non voglio parlarne! Beh, il compito lo fai comunque! Oh, certo, non vedo l'ora! Buona fortuna, ti servirà! Lo dice lei!
Levo parte del cerotto ed ecco tutte le soluzioni. Che genialata, eh? Ma non era l'ora di arte? Ah, non ho studiato. Non lo passerò mai. Aspetta, il prof è distratto. È la mia occasione. Devo solo stare attento. Come farei senza di te? Proprio quello che ci voleva. E così arrivate alla soluzione. A questo punto... Che succede laggiù? Un telefono? Ah, sono invincibile. Sicuro? È lì da tanto. Da quando serviva, da qua. Sono deluso, Alex. Ora finisci. È incredibile. Va bene. Mi avrà tolto il telefono, ma almeno non mi ha tolto queste. Queste patatine hanno tutte le risposte che mi servono. E il bello è che poi posso anche fare merenda. Ma fa sul serio? Mi sento osservato. Forse mi sbaglio? Oh, sono per me, non dovevi. Ancora. Visto che insisti, ecco qui. Che soddisfazione. E adesso fuori di qui. Che crudeltà. Oh, che fai? Ora piangi? Non è giusto. Che è successo, figliuolo? Guarda, papà, ho fatto del mio meglio, ma... Oh, non prendertela. Anzi, credo di avere una soluzione. Togliamo il manico da questa lente di ingrandimento. Poi prendo un tubo di cartoncino e lo metto sopra la lente. Poi fisso con la colla girando tutto intorno con la pistola. Ora prendo del nastro rosso e lo metto intorno alla lente. Così è più bello. Ah, tieni Alex. Con questa non avrai più problemi. Che cos'è? Guardaci dentro, torno subito. Ancora un attimo. Guarda qui. Ma che... Oh, le risposte. È fantastico. Ok, oggi compito. Ed è particolarmente difficile. Ho buone sensazioni. Se dicono tutti così, potete cominciare, ragazzi. Tanto non lo passerai. Grazie della fiducia. Dai, papà, dove sei? No, quello è un albero. Ho il travestimento perfetto. Alex, qui! Sapevo che non mi avresti deluso, papà. Grazie. Ah? Hai detto qualcosa? Che sta facendo? Oh, non mi convince, meglio controllare. Finora tutto ok. Che succede qui? Niente, di che parla? Guardi pure se vuole. Sicuro, quell'operaio ha un'aria sospetta. Ah, fai il vago. Oh, forse no, forse ho giudicato male. Vabbè. Più per poco. Che buone. Oh, cosa farei senza di te, mio scanner? Mi rendi così felice. Siamo la squadra dei sogni. Oh, avevo dimenticato il divieto. Aspetta, ho un'idea. Questo cappotto ha bisogno di accessori. Wow, guardate un po', sono elegantissima. Nappe fatte di caramelle. Questa non serve più, andiamo. Ecco che arrivano i problemi. Posso entrare in classe? Mani in alto! Dobbiamo proprio farlo? Avanti, vediamo. Lo scanner rivelerà tutto. Interessante. Sta rilevando qualcosa. È come se ci fosse qualcosa nelle vicinanze. Molto vicino. Eh? Dove sta andando? Lo sapevo, eccole! E va bene, beccata. Odio le caramelle, ovviamente. Via il cappotto. È così ingiusto. Questo lo prendo io, sono molto delusa. Ne ho recuperata qualcuna. Lo metto insieme al resto. Se n'è andata? Che strano. Ho grandi progetti per questa scarpa. Qui userò la colla commestibile, poi applico le caramelle. Così. Le applico tutte intorno alla scarpa. È così colorata. Ora taglio via l'eccesso. Voglio che siano belle oltre che buone. Perfetto, ci siamo. Riproviamo. Ehi, sono tornata. Eh? Non arrivare così di soppiatto. Credo di aver mangiato troppi biscotti. Stai bene? Io non mi sento molto bene. Dammi un secondo.
Credo di avere un'emergenza. Non dimenticate di tirare lo sciacquone, ciao! È stato più facile di quanto pensassi, la prossima volta sarà più fortunata. Oggi è tutto tranquillo. Ehi, come va? Sono così entusiasta della lezione di oggi, spero che sia interessante. Posso entrare? Non stai nascondendo nulla, vero? Oh, sì, invece! Posso spiegare? Dammele subito! Pensavo che avrebbe funzionato. Aspetta, ho un'idea! Sì, io vado. Ehi, non avevo finito! Mi servono delle infradito. Prendo 3 stringhe gommose e le passo sotto la stringa. Ce le avvolgo intorno. Belle strette! Bello, no? Vado a coprire completamente la stringa in questo modo. Ora la parte più difficile. Con una pinzetta infilo un laccio sotto il cinturino. Faccio lo stesso dall'altra parte. Queste saranno le cinghie per le caviglie. Penso di aver finito qui. È ora di indossarle. Sono piuttosto comode e molto alla moda. Mi dispiace per prima. È che a volte fai proprio paura. Togliti il cappello. Subito! Ma qui ci sono solo i miei capelli. Secondo me nascondi qualcosa. Aspetta, quelle scarpe sono proprio come le mie. Siamo compagne di scarpe. Potremmo essere gemelle. Qualcuno ha buon gusto. Oh, che gentile. Che stai aspettando? Entra. Ehi. Ehi tu. È un lecca-lecca quello? Dolci, dolci ovunque, deliziosi. Salve! Yuhu! Oh no, non è come sembra! Sta mangiando le caramelle! No, è una dimostrazione di cosa non fare! Io che mangio dolci, figurati! Cosa? Chiudi la cerniera! Nessun problema! Credo che sia bloccata! Non si muove! Aspetta, sono caramelle quelle? Me ne ero dimenticata! C'è tanto di cartello, niente caramelle in classe! Prendo questo lavoro molto seriamente! Sono in ritardo per la lezione, levatevi! Wow, cado! No! Il mio braccialetto! Che cosa hai fatto? Mi dispiace tanto, ci vediamo! È solo colpa tua! Non vedevo l'ora di mangiarle! Aspetta, ci sono! So come risolvere! Torno subito! Avrò bisogno di un paio di scarpe da ginnastica. Tolgo i lacci e ci infilo le caramelle una a una. Ora posso rimetterli sulla scarpa. Faccio lo stesso sugli altri lacci. Non dimentichiamo l'altra scarpa. Finito! Beh, sono stupende. Sono proprio soddisfatta. Ci incontriamo di nuovo. Fammi vedere le mani. Non ci sono caramelle qui. Vediamo cosa dice lo scanner. Aspetta, non funziona. Di solito non succede mai. Problemi? Entra in classe e basta. Speravo lo dicesse. Il mio povero scanner! Non preoccuparti, ti sistemerò! Abbiamo ancora tante caramelle da scovare! Oh, ma come faccio a nasconderli? Non ho abbastanza tasche, mannaggia! Non mi faranno mai entrare! Non c'è speranza, no? A meno che mi ero dimenticato di queste. Alt, hai cibo con te? Controlliamo. È questo? Mutande imbottite? Va bene. Contenta adesso? Mi hai beccato. Oh. E adesso che faccio? Ehi, ho trovato la soluzione! Prendi una ciotola media e riempila di dolcetti. E poi via sotto i vestiti! Alt! Vediamo se nascondi qualcosa. Niente? Grazie! Oh, quello non passa inosservato, no? Ce l'ho fatta! Lieto fine, direi. Oh? Oh mio Dio!
Wow! Andiamo! Ma ciao! Volete dolcetti? La migliore serata della mia vita! Ferma lì! Devo controllarla, signorina! Non serve, sono pulita, vedi? È al contrario! Wow! Sì, è impressionante, lo so! Grazie! Non farai la spia, giusto? Oh, che imbarazzo! Ci vuole qualcosa di dolce adesso! Ah, quanto sono furba! Alt, niente cibo qui! Sulle braccia! Cavolo! Sei a posto, vai! Braccia su! Oh no, niente cibo! Mi beccherà di certo! Oh! Cavolo! Non posso buttarlo via! Oh! I suoi capelli! Si somigliano, no? Forza, pensa, pensa! Ma certo! Treccine verdi, arrivo! Tutto a posto, vai! Io? Eccomi! Se hai del cibo lo trovo subito, sai? Relax! Sì? Non vengo per mangiare, ma tu mi fai entrare! Sono qui per lo sballo, non per fare danno! Sento ciò che dici, ma siamo tra amici! Wow, ma sei un grande! L'hai detto io! Ah, grandissimo, entra! Ehi, bei capelli! Vero? E non li hai assaggiati? Wow! Accomodati! Posso? Ah, adoro i verdi! Alt, vediamo un po'. Andiamo! Ehi, non nascondete merendine, giusto? Forse tu, signorina? Che cosa hai lì sotto il braccio? Ti ho beccata, su! Oh. Ne avevi così tanti! Su, via! Ah, detesto quel tipo! Ma guarda un po' che tipi! Buonasera, bellezza! Abbiamo la stessa catenina! Ma la tua è più bella, sai? Ci sono! Forza, dammi i cioccolatini! Fidati! Torno subito! Ok! Eccoci qui! Tutta per te! Su, muoviamoci! Oh, che collana incredibile! Unica al mondo! Prego, entrate! È fantastico qui! E che figurone con la mia collana! Magari ne mangio un pezzo? Quale ti andrebbe? Questo? Salute! Non c'è niente di più buono! E pensare che rischiavamo di non entrare! È la mia canzone preferita! Mi si chiudono proprio gli occhi! Questa lezione è soporifera al massimo! Ma quanto ho dormito! Manca ancora mezz'ora! Il sonno non aiuta la creatività! Non ci credo, quello è Kevin! Quel faccino sì che mi sveglia! Ho i capelli a posto, vero? Ah, sembro un mostro, accidenti! Annie! Dici a me?
Mi pare di aver sentito il mio nome. Ma come fai ad essere sempre così bella? Non hai neanche i tuoi trucchi. Ok, me lo spieghi? Ecco qui, il mio nuovo ombretto segreto. Prendi una gomma per cancellare e disegnaci dentro un rettangolo. Rimuovi questo pezzo e mettici dentro il tuo ombretto preferito. Adesso livella tutto. E rimetti sopra la copertina, così. Meno male che ho il pennello. Ne basta poco per fare davvero miracoli. Carina, vero? Non sembro più uno spettro adesso. Rimetto a posto così. Ingegnoso! Ciao, scusa, potresti... Wow! Hai degli occhi stupendi! I più belli che abbia mai visto! Ma non mi dire! Ah, Kevin adesso è pazzo di me! Forza, dai! Battila! Buttala giù! Oh, non ci credo che ho perso con lei! Pensavo di essermi allenata abbastanza! Ho lavorato un sacco! Che giornata sprecata! Aspetta! So cosa potrebbe farmi sentire meglio! Snack! La cioccolata potrà aiutarmi, questa giornata è bruttissima! Oh, ma cosa? Niente cibo né bevande! No, non se ne parla, non ci sto, mi servono i rinforzi! Ok, da dove inizio? Oh, intanto rispondendo al telefono! Ehi, come va? Cosa? Ok, certo, ci penso io, non ti preoccupare, a tra poco! Ok, come potrei aiutarla? Non posso andare lì con gli snack! Ci sarà pure qualcosa che posso fare! Ehi! Questo credo possa funzionare, ok? Vieni con me, sacchetto di patatine. Ti nascondo qui davanti. Non posso dimenticare le caramelle, ovviamente. Voi restate qui. Ok, direi che a quantità ci siamo. E ora la giacca. Dovrebbe andare bene per nascondere queste leccornie e devo chiuderla bene. Oh, sì! Sembro super muscolosa. Ehi, tu! Ho sentito dire che hai bisogno di aiuto. Wow! Ma che diamine! Ti ho stupita, eh? Dai un'occhiata! Non saranno muscoli, ma di sicuro ci sono zucchero e sale! Vedi come ti cambierà l'umore? Oh sì, lo zucchero è la soluzione! Mi piace! Ok, ora sono pronta per dare un'altra chance a questo match! Eccomi tornata, guardate che muscoli! Voglio la rivincita, sei pronta? Sei tosta, eh? E vai, ho vinto! Ti ho battuto, sono la migliore! Cosa? Non ci credo, ho perso! Ah, il giorno più brutto della mia vita! Oh, sono in tempo! Appena appena. Vado a sedermi, sì. Che stai aspettando, su? Eh sì. Partiamo male. A proposito di male, quei capelli hanno visto giorni migliori, sai? Dovrei avere una spazzola, aspetta. Ah, meno male. Il vento è il mio nemico giurato, accidenti. Jennifer! Ti stai pettinando in classe, scordatelo! Oh, ma come ci è finita lì dentro? È gelatina! Ma a me serve davvero pettinarmi! Il gioco si fa duro, vero? Non può far sparire anche le mie mani. Poverina, mi fa pena. Lascia che ti aiuti, ok? Ecco. Un quaderno? Come dovrebbe aiutarmi, scusa? Devo spiegarti tutto? Sembra un normale quaderno, ma dentro si nasconde un pettine. Basta un po' di colla per attaccare il pettine al metallo così. Ecco qui, e il gioco è fatto. Ma è geniale! Ed è anche semplicissimo! Eccovi qui, bellissimi capelli! Si sta pettinando con un quaderno! Mi servono occhiali nuovi, sì? Ci è proprio cascata! Ho vinto! È arrivato il momento di rinnovare queste scarpe. Taglio un rettangolo nel tacco, poi mi serve una scatola di fiammiferi, lo svuoto. E la taglio a metà. Mi serve solo questo. Applico della colla sui bordi.
Fisso un lembo di stoffa della scarpa e aggiungo una perlina. Ed ecco un cassettino. Lo riempirò di caramelle. Le mie preferite! Ora posso rimetterlo nella scarpa. Perfetto, ci entra, proviamole! Spero che funzioni! Ehi, come va? Devo controllare se ci sono caramelle. Conosci le regole, lo scanner per caramelle non mi delude mai. Sembri pulita. Quella cosa è sicura. Sono caramelle? Ok, puoi entrare. È stato divertente, grazie! Grazie! Ce l'ho fatta! Ti prego, dimmi che hai delle caramelle! Oh, ciao ragazzi! Caramelle, caramelle! Servitevi pure! Sì! Sono così felice! Grazie, Mia! Sei la migliore! Oh, che carini! Mangiare dolci in classe è la cosa migliore di sempre! Finché l'insegnante non mi scopre! Cos'è quel rumore? Gnom! Abbiamo una golosona tra le mani! Non così in fretta! Sai che il cibo non è permesso qui! Mannaggia! Accidenti! Ragazzi, mi farete venire i capelli grigi! Non posso fidarmi di nessuno, non è vero? Posso parlarti per un minuto? È meglio che vi comportiate bene! Pensi che lo dirà mia madre? Ehi! Perché non ce lo riprendiamo? Cosa? Non è nemmeno qui? Vedi questo? Quindi? Non assomiglia a questo? Vedi? Sono quasi identici! È geniale! Devo essere veloce! Li allineo proprio come se fossero di gesso! E uno! Sta arrivando! Iu. Ok! Chi vuole venire? Sofia, per favore, vieni tu! Non sono mai stata così entusiasta di rispondere! Questo gesso mi sta chiamando! L'ha fatto! Che cosa? E ora due allo stesso tempo! Ma quanti posso mangiarne in una volta? Sofia! Consegnalo subito! Beh, è stato divertente finché è durato! Ora siediti immediatamente! Dico sul serio! Oh! Ma che buono! A volte c'è bisogno di un ritocchino! Devo sbrigarmi! Jennifer! Sì? Sto leggendo. Signorina, conosci le regole? Sì, le conosco. Jennifer? Non alzare lo sguardo. Oh! Mi arrendo. Prima o poi la beccherò. Che noia. Potessi solo usare questi qui. Ma forse posso! Prendi un evidenziatore e togli l'etichetta così. Poi questo pezzo. Prendi il tuo mascara e versa qui un po' di colla. Poi incollaci quel pezzo di plastica, metti l'etichetta dell'evidenziatore e adesso chi saprà mai il mio segreto? Senza ciglia perfette non so proprio stare. E la prof non se n'è accorta. Missione compiuta. Sono proprio carina, vero? Jennifer? Che cosa hai fatto a quelle ciglia? Vediamo un po' che cosa c'è lì. Ah, non vedo cosmetici. Ma non capisco.
Oh, devo ricaricare i miei poteri. Oh. Devo finire di registrare tutte le vitamine. Oh, mi serve qualcos'altro. È ora di diventare un ninja. Ti piacciono le vitamine? Scherzo, sono finite. Ho sciolto qualche dolcetto gommoso. Poi ho versato tutto quanto in questi blister. Facendo attenzione a non versare nulla. E una volta fatto ho usato la stagnola per coprirli. Non sembrano dei dolciumi gommosi, vero? Adesso faccio uno scambio veloce. Ninja, dileguati. Ecco fatto, sarà corretto? Sì, credo di sì. Ciao, ho delle cose per te. Cosa? Altre vitamine? Dai, non fare così. Ecco, prendi. Avrà un saporaccio. Non importa, devi prenderla per stare meglio. Ok. Ma che buona! Ne vorrei ancora, grazie. Ok, vuoi davvero stare meglio? Sì, è così. Ok, un pochino di questo e un pochino di quello. Poi un pizzico di magia. Succede qualcosa! Chissà che cosa ho combinato. Oh, aspetta, si mette malissimo. Che disastro! Spero che nessuno se ne sia accorto. Ups, io sì. La chimica non fa proprio per me. Ah, spero che questa roba si tolga. Si è tolto? Ti stai rendendo ridicola. Le sto provando tutte. Perdi solo del tempo, sai? Usa un temperino piuttosto. Basta svuotarlo e versarci dentro il tuo fondotinta. Poi lo richiudi così. Versa della colla sull'estremità di una matita e incollaci una spugna per il trucco. Proviamo? Odio tutto e tutti. Che c'è? Restauriamoti la faccia. Dici sul serio. Ma che idea, sì! Giusto qualche goccia e tutto torna a posto. Non serve neanche lo specchio. Allora, come sto adesso? Sono pronto per la piscina, signore. Non così in fretta. Non sai leggere? Non è permesso mangiare. Come ci porto la mia soda? L'ho appena comprata. Immagino che tornerò a casa. Ehi! Penso di avere la soluzione. Mi devo portare l'attrezzatura subacquea. Oh sì! Nessuno entra qui fuori orario. E così io ho la via libera. Adesso sì che sono pronta per andare in piscina. Sapevo che questa attrezzatura sarebbe tornata utile. Ehi, l'ossigeno può essere arancione, giusto? Sarà epico? È quasi il mio turno. Solo io e la mia attrezzatura subacquea, vedi? Va bene. Entra. C'è cascato in pieno. Che idiota. E ora mi serve un po' di zucchero. Ok, più di un po'. Ah. Vedi il cartello? Niente cibo o bevande qui. Oh no, l'infermiera ha confiscato tutto. E guarda com'è cattiva. Ha portato via tutto a quella ragazza. Aspetta, ho avuto un'idea. Allora, Twix, ti intrufolerò io in ospedale. Metterò la barretta in questo tutore così. Scommetto che ce ne entrano diversi. Ok, penso che queste basteranno. Devo far finta di essere ferita e stare male. Hai con te del cibo o delle bevande? No, affatto, proprio no. Se non le dispiace, io intanto entro. Ha funzionato, sono un genio! E adesso mangiamo queste buonissime menem. Deliziose. Ok,
sembra la giusta quantità, sì. Aspetti! Non può portare né cibo né bevande. Ha qualcosa con sé. Ferma, la controllerò subito. Non vedo niente. Perché ha quello lì? Beh, io devo andare. Ah, sei qui. Guarda che cosa mi danno, acqua. Beh, puoi avere questa se vuoi. Perché mai dovrei berla? Mi tengo l'acqua. Vedi? Io la bevo. Che schifo! Sta tranquilla, credimi. Non è quello che credi. È succo di mela. L'ho solo versato nel contenitore per la pipì. E guarda, ne ho uno anche per te. Capisco, sei così sveglia. Alla salute! Ma che buono! Oh, la mia faccia! Accidenti, come sei superficiale. Mi serve un pennello. Che ci faccio con queste forbici? Aspetta un attimo. Non posso credere di averlo fatto. Userò una matita come maniglia. E adesso mi serve della cipria. Dove hai preso quel pennello? Questa festa spacca! Ferma lì! Niente cibo e bibite qui. Ma come? E il mio lecca-lecca? Va bene, me ne vado. Non ne vale la pena. Anzi, lo mangio qui e poi rientro. Oppure... ho un'idea migliore. Piovete, canditi! Piovete a volontà! Woo! Ho avuto proprio un'idea geniale. A posto, posso alzarmi, dovrebbero bastare. Canditi al posto del trucco. Adesso sì che posso unirmi alla festa. Rieccomi, posso entrare? Wow, che look da favola! Accomodati, sì! Che bella musica! Allora, nessuno mi guarda? Merito un dolcetto! Che delizia, non se ne è accorto nessuno! Cosa? Niente cosmetici! Oh, che strazio! Li metterò dentro l'armadietto. E prenderò i miei libri di testo. Quanti libri! No, sono caduti! Ah, ma guarda! Dei soldi, che fortuna! Aspetta! Ho avuto un'idea! Mi serve un libro abbastanza spesso. E delle forbici per fare qualche taglio. Che bel cuoricino! È perfetto per il trucco. E ho tutti questi colori. Sono così scintillanti e belli. Li attaccherò dentro al libro. Mi servono anche questi piccoli specchi. Che bello, ho finito! Ed è ora della lezione? Ehi, quanto stai bene! È ora di truccarsi. Chi ha bisogno di un pennello? Le dita vanno bene uguale. E non posso dimenticarmi degli occhi adesso. Ah, mi sento molto meglio. Wow, che invidia! Me lo presti? Grazie! Oh, arriva qualcuno! A quanto pare è una persona importante. Posso avere il tuo autografo? Sembra tutto sicuro, nessuna minaccia. Oh, forse firmerà un autografo anche a me! Che succede lì? Rilevata una minaccia! No, 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 aspetta, non è come sembra! La minaccia è stata neutralizzata. Finalmente! È incredibile, devo scavalcare questa persona. Dov'è finita? Volevo il suo autografo! Accidenti! Grazie per essere qui, siete i migliori fan del mondo! Un bacetto per tutti quanti voi! Oh, ma che... no, il mio rossetto! Odio restare senza! Ma almeno ho un piano B! Basta togliere il cappuccio del microfono ed ecco il mio rossetto segreto, pronto all'uso! Perfetto, così dovrebbe bastare! Si torna a cantare!
Oh, wow! Ehi, non spuntare così all'improvviso! Comunque... Molto bene, ragazzi! Il test di oggi è davvero difficile, ok? Sempre esagerata. Preparate le matite. Oh, come faccio a ricordare tutta questa roba? Non male. Devo escogitare subito qualcosa. Ci vuole la mia penna speciale. Anzi, molto speciale. Penna. Esamina l'equazione. Che stai combinando tu? Cosa? Ehi! Sì? Jake! Chiedo scusa, non volevo. Il solito. Ti andrà meglio la prossima volta. Non ho ancora giocato tutte le mie carte, però. Ecco il piano B. Posso ancora farcela. Funziona. Ma che fai? Basta così. Spegniti. Jake, dai qui. No, accidenti. Che peccato, eh? Ma è tutto quello che ho. Anzi, no. Materializza il poppit. Perfetto. Adesso il piano C. Devo inserire la sequenza giusta. Ecco, ci siamo. Vediamo. Wow, ma è incredibile. Insomma, ne ho abbastanza. Jake! Oh, aspetti, spengo tutto. Ecco, ha visto? Oh. Ehi, Sunny ha le risposte sul telefono. Devo procurarmele anch'io. Ehi, come hai fatto? Questo dici? È semplicissimo, davvero. Vedi? Ecco. Oh sì, grazie. Non devo farmi beccare di nuovo. Posso scrollare attraverso la custodia. A quanto pare sì. Fate silenzio. Bravi. C'è cascata. Prenderemo 10. Chissà come mi sta quest'anello. Mi sa che me lo tengo. Che ci vuole adesso? Una merendina, sì. La prof non sta guardando, devo approfittarne. Cos'era questo rumore? No! E va bene, confesso. Pensavi di farla franca? Non posso crederci, conosci bene le regole. Dammela subito. Io intanto prendo il gessetto. Ah, ce l'ha con le merendine, secondo me. Aspetta, ma che stai facendo? Stai mangiando il gesso! Sorpresa, eh? Adesso ti svelo un segreto. Prendi questi bastoncini. E infilaci i marshmallow, così. Anche più di uno. Ecco, ce ne vanno 4. Li rimettiamo a posto e nemmeno noti la differenza. Tieni, ne vuoi un po'? Wow, geniale! Grazie mille! Oh, accidenti, ho consumato il gesso. Vediamo se ne ho ancora qui. Oh, accidenti, era l'ultimo. E adesso con cosa scrivo? Oh, hai dei gessetti per me, fantastico! Come? Oh, no, questi sono... miei... Devo mangiarli subito! Oh, poverina! Sta morendo di fame, devo salvarla! Tieni, prenditi la merendina, tesoro! Bene, bene! Ho tutto pronto per l'esame? Mi sembra di sì! Perfetto! Ehi, Sunny, come butta? Oggi c'è il compito, vero? Meno male che sono preparato! Ah? Fa niente, non ho bisogno di altro. Ok. È il momento giusto per fare merenda, immagino. Sbucciamo la mela. Ma che sta facendo lui? No! La mia matita!
Che sfortuna, sempre a me! Me lo presti un attimo? Ehi! Scommetto che funzionerà! A che serve un temperino quando hai sotto mano uno di questi? Funziona, vedi? Fantastico! Come nuova! Ecco a te! Ah! Ma Jake! Devo finire le ombre qui sotto! Ora te la faccio pagare! Finito! Tieni, è per te! Cosa? Oh, ma sono io! Mi sembra di guardarmi allo specchio! Non c'è di che! Oh, grazie! Ti è piaciuto il ritratto, eh? Ecco, può controllare tutte le mie cose. Fa vedere. Va bene, sei a posto. Puoi andare. Su. Fermo qui. Fatti vedere. E quello che cos'è? Codice rosso, abbiamo un problema. Portatelo subito via di qui. Stava cercando di entrare con il rossetto sulla guancia. Ciao. Fammi prendere i trucchi. Devo ritoccare il rossetto. L'ho usato per baciare quella bella guancia. Ah, molto meglio. Ehi, che ne pensi? Stai bene, dove l'hai preso? Tadam! Scarpe con rossetto! Tieni, prova. Ti annoi in bagno? Basta avere un rossetto a portata di mano e con questo trucchetto sarai una star di TikTok. Fidati, ne varrà la pena. Adesso che hai colorato tutto, aggiungi un po' d'acqua. Non ti sembra granché? Hai bisogno di un nuovo punto di vista? Ecco, te l'avevo detto! Passata la noia, eh? Visto che bello! Ehi, come andiamo? Ascoltiamo un po' di musica? Wow, bella! Dici, sentiamo! Wow, che ritmo! Che ne dici di aggiungere un po' di colore? Oh, certo, ci sto! Al mio tre? Aspetta, dov'è lo specchio? Eccolo! Ci penso io! Ha preso! Il mio rossetto nero preferito! Quasi... Grande, Jake, ce l'hai fatta! Oh no? Colto in flagrante! Jake, dobbiamo abbandonare la missione! C'è la prof! Prof, non l'avevo vista! Conosci le regole, dico bene? Oh no! Cavolo, anche io il rossetto! Devo nasconderlo da qualche parte! Vuoi nascondere il trucco? Basta trasformarlo! Appoggialo qui e fallo sciogliere. Non ci vuole molto tempo. Niente male, visto? Una volta sciolto, usa una siringa per raccogliere il colore. Così. Quando la siringa è piena, trasferisci il contenuto qui dentro. Sempre che la custodia non ti serva più. Perché adesso è piena di rossetto. Fallo solidificare e il gioco è fatto. Oh oh, ci siamo. D'acqua il rossetto, Sunny. Oh, bene. Ah, mi sono truccato solo un labbro. Grazie, ora tocca a me. Ma non mi farò beccare. Bell'idea, vero? E posso colorare tutte le labbra. La forma è perfetta. Ma cosa? Sunny, ma è geniale!